Ben ritrovati in apertura di questa edizione del telegiornale. La situazione sui nuovi contagi nei comuni del Vesuviano. Ai microfoni di TV City la denuncia di Francesca Cristillo. Suo nonno, 86 anni, è morto di Covid all'ospedale di Caserta senza riuscire a trovare adeguata assistenza sanitaria. 30 anni fa la visita di Papa Giovanni Paolo II a Torre del Greco era l'11 novembre 1990. Un di folla ad accoglierlo, poi la preghiera dinanzi alle spoglie del Beato. Tanti ancora i ricordi commossi dei fedeli a Torre del Greco intervistati questa mattina dalle telecamere di TV City. In chiusura lo sport, gara infrasettimanale per la Turris che questo pomeriggio dovrà vedersela con il Foggia. Questo e molto altro, guardiamo i servizi. Restano stabili i numeri relativi alla situazione epidemiologica del napoletano. Tuttavia, la provincia di Napoli, insieme a quella di Caserta, resta una zona attenzionata da parte degli ispettori ministeriali, nonostante l'assegnazione della zona gialla all'intero territorio regionale. Sono 48 i nuovi positivi e 8 i guariti registrati ieri nella città di Torre del Greco. Il sindaco Giovanni Palumba, nel consueto aggiornamento del centro operativo comunale, fa sapere anche di un decesso che aggrava il computo totale delle persone che non ce l'hanno fatta nel comune corallino. A Boscoreale registrati i nuovi 52 positivi tra la giornata di domenica e martedì, sul numero di tamponi analizzati pari a 288. Non mancano i guariti, che nel comune boschese sono 14 negli ultimi 3 giorni. Nelle ultime 24 ore molti sono i nostri concittadini, ben 53, che hanno finalmente vinto la propria battaglia contro il Covid-19. Ad annunciarlo è il sindaco della città di Castellammare di Stabia, Gaetano Cimmino, che però aggiunge: l'ASL Napoli 3 Sud e la Regione Campania ci hanno comunicato ulteriori 66 nuovi contagi, di cui 32 asintomatici. Molti giovanissimi risultati positivi, un piccolo di 3 anni e 8 ragazzi tra i 9 e i 16 anni. Giorgio Zinno, primo cittadino della città di San Giorgio a Cremano, invita tutti i cittadini a fare un lockdown singolo di responsabilità. Siamo nella media regionale, aggiunge il sindaco, ma parliamo di 763 tuttora positivi. Resta immutata per il momento la situazione nei comuni di Torre Annunziata ed Ercolano, dove attualmente i contagiati sono 264 e 543. Giustizia sarà fatta, la famiglia è qui per questo e faremo di tutto per far capire che mio nonno non è morto per Covid, ma è morto per la mala sanità che ha subito. Abbiamo raccolto la denuncia di Francesca Cristillo in collegamento con gli studi di TV City. Suo nonno, 86 anni, è morto di Covid domenica sera all'ospedale di Caserta, senza riuscire a trovare adeguata assistenza sanitaria. Mio nonno non aveva patologie, non soffriva di demenza senile, di un inizio di demenza senile, però tenuta sempre sotto controllo e curata. Mio nonno il 16 di ottobre ha effettuato un vaccino antinfluenzale. E a seguito del vaccino ha cominciato ad avere un po' di raffreddore, cominciava a non mangiare bene, a non dormire. Abbiamo effettuato un tampone antigenico a mio nonno per l'immediatezza dei risultati, perché doveva essere ricoverato. Dal tampone antigenico mio nonno è risultato negativo. Domenica 1 novembre chiamiamo la prima ambulanza. Dalla prima ambulanza ci dice che mio nonno sta bene, gli inserisce una flebo e lo lasciano a casa. Il lunedì 2 novembre portiamo mio nonno in clinica e solo allora la clinica ci dice che il tampone che aveva fatto mio nonno non era attendibile, doveva effettuare un tampone molecolare e così è stato fatto. Infatti poi martedì mio nonno il risultato positivo. C'è chi dicevano che non c'erano posti, chi diceva che mio nonno aveva una saturazione di 194, praticamente una persona sana.
ci dicevano che il nostro saturimetro domestico non era funzionante, non era buono, però su di noi funzionava e su di mio nonno non funzionava. Una testimonianza che evidenzia le carenze e le falle nella gestione dell'emergenza. Malati e familiari sono allo sbando, spesso costretti ad una peregrinazione tra ospedali, ore di attesa e ritardi per un ricovero, che possono inevitabilmente determinare epiloghi drammatici. Se mio nonno fosse stato ricoverato al primo intervento dell'ambulanza e magari se gli fosse stata misurata la saturazione senza la bombola di ossigeno attaccata, cosa che non dovevo sapere io, ma dovevano sapere il personale dell'ambulanza, magari adesso mio nonno sarebbe qui con noi, invece che al cimitero, ecco. Tanti gli interrogativi e la voglia di far chiarezza sull'accaduto. Mio nonno deve avere giustizia, perché mio nonno aveva 86 anni, ma mio nonno aveva una salute di ferro. Aveva, fino alla settimana prima, aveva effettuato elettrocardiogramma, era seguito da neurologo, aveva fatto le analisi del sangue, uscite migliori delle mie. Quindi mio nonno, se fosse stato soccorso tempestivamente da personale, diciamo, competente e merito, magari ora come ora sarebbe qui. Sei Pietro! Trent'anni fa, Papa Giovanni Paolo II abbracciava i fedeli di Torre del Greco. Vieni a confermarci nella fede, Padre Santo. Un popolo di preghiera si stringe intorno a te e prega e canta con le parole del Cristo, del Figlio di Dio. Tu sei Pietro, il Papa della pace e dell'amicizia. Era la sera dell'11 novembre del 1990, quando Karol Wojtyla, il Papa dei Giovani, il Papa oggi santo, attraversò il centro della città del Corallo. Un mare di persone ai lati della strada in attesa del passaggio della Papa Mobile. Il corteo di Giovanni Paolo II varcò il casello autostradale alle 18:20, discese per via Marconi e per Vittorio Veneto. Già qui, migliaia di fedeli aspettavano solo un veloce saluto del Papa. Poi via Roma e via Salvator Noto, con meta finale una piazza Santa Croce festante. Nel mentre le strade echeggiavano di cori e canti sacri e la voce di un giovane Don Giosuè raccontava passo dopo passo gli spostamenti del corteo, accogliendo il vicario di Cristo con la frase: Tu sei Pietro, vieni a sostenere la nostra speranza. Campagna a festa mentre il Papa risaliva le scale della Basilica, accarezzando donne e bambini che lo invocavano da ogni lato. Ad accoglierlo il parroco di allora, Don Onofrio Langella. In Santa Croce il Santo Padre si inginocchiò e pregò per 10 minuti avanti le spoglie dell'allora beato San Vincenzo Romano. Quando Don Giosuè annunciò tale gesto, migliaia di fedeli ammutolirono. La confusione festante si trasformò in un surreale e religioso silenzio di raccoglimento. Grazie a un All'uscita del Papa, la festa ritornò con la benedizione della statua di Vincenzo Romano, che ancora oggi benedice la Basilica della Piazza. Ultima tappa, via Comizi, dove era stato allestito il palco papale. Qui il messaggio ai torresi, insieme al sindaco di allora, l'avvocato Salvatore Polese ed il cardinale di Napoli, Michele Giordano. Lo Spirito richiede a voi una carità che sappia difendere coraggiosamente la vita, liberando ogni uomo dalle schiavitù della violenza e delle intimidazioni provenienti da poteri illegali. Questo è il messaggio che Giovanni Paolo II volle affidare alla nostra città. Lo Spirito vi invita ad operare tutti in una comunità di intenti, con generosa dedizione, fidando nella forza della verità
e della giustizia. Immagini di una torre del Greco in un giorno di festa. Decine di migliaia di persone unite in un unico abbraccio di fede ai piedi della nostra basilica. Immagini che lasciano un senso di amarezza pensando al periodo che stiamo vivendo, guardando la piazza oggi, vuota o blindata, entrando in una chiesa con massimo 30 fedeli, pensando di non poter abbracciare nemmeno gli affetti più cari. La festa finisce, ma le parole di speranza e coraggio lasciate dal Papa Santo non possono essere cancellate da nessuna pandemia. Trent'anni dalla visita di Giovanni Paolo II a Torre del Greco, un suo ricordo, una sua testimonianza. Sì, Papa Wojtyla è stato un grande papa, difficilmente insomma ne riavremo altri simili, almeno per quello che mi concerne, quella che è la mia idea del Santo Padre, ma Papa Giovanni Paolo II, il Santo Wojtyla resta un ricordo indelebile, un papa che ha donato tutto se stesso, ha cambiato le regole del Concilio Vaticano, e insomma ha dato un contributo fondamentale per la religione cattolica cristiana, e credo che fondamentalmente rimanga un papa di grande spessore, e speriamo insomma che la Chiesa possa seguire le sue orme e continuare sul percorso che lui ha intrapreso anni addietro. Crede che la ricorrenza, il 30° anniversario di questo evento così importante per la città di Torre del Greco possa essere un segnale anche per una città così sofferente in quest'ultimo periodo? Sicuramente cade, diciamo, a pennello per questo momento. Torre del Greco forse sta vivendo sia economicamente che dal punto di vista della sanità un momento molto difficile, ma come il suo motto è solito ricordare, post fata resurgo, cioè dopo le rovine c'è sempre il rinascere, il ripartire più forti di prima. Credo che tutti i cittadini torresi siano stretti, accomunati da questa volontà, da questo desiderio di far ripartire sia a livello economico che a livello sociale la città nel migliore dei modi. Mi ricordo che abitavo a Vico d'Orlando e uscì fuori a Vicoletto di via Roma, c'era un sacco di gente, troppo bello. Speriamo che porti qualcosa di buono quest'anno, questa visita di allora, e toglie questa epidemia. E ricorda le sensazioni di quel giorno da parte sua e di tutta la città di Danza? Sì, quei giorni mi mise a piangere, perché non so che cosa, l'emozione, capito? Ricordo, vabbè, ero piccola, però ricordo la folla che c'era per le strade e la folla che c'era in Piazza Santa Croce, e tutti che lo acclamavano, lui che tenne un bel discorso, e dappertutto c'era un'aria calorosa nei suoi riguardi. Poi benedisse la statua di San Vincenzo Romano, oggi San Vincenzo Romano, ieri beato, e quindi ci fu scoperta quella statua. Questo è quello che ricordo. C'era tanta gente, che eravamo tutti felici che il Papa ci venisse a fare visita, perché non è una cosa che succede tutti i giorni. Ricorda qualche particolare episodio o l'aria che si respirava in quel giorno che ha segnato la storia di Torre del Greco? Diciamo che eravamo tutti molto emozionati, le ripeto, perché non era una cosa che succede sempre, avere il Papa qua. Poi per il resto, Torre del Greco è fatto così, e siamo molto credenti, e quando c'è una visita speciale siamo tutti accorsi lì. Crede che questo avvenimento possa essere un segnale di speranza per la città? Per noi credenti sì, e ci affidiamo sempre nelle preghiere a quello che sta succedendo, e che quando vediamo il Papa che ci benedice dalla finestra è come lo sentiamo qua, come se fosse vicino a noi. Lo ricordo con molto piacere e con molto affetto. Era ed è, rimane sempre un Papa che resta nel cuore di tutti gli italiani, anzi presumo in tutto il mondo. Fu una bella festa a Torre del Greco, perché erano anni che non veniva un Papa a Torre del Greco. Questo può essere un segnale oggi, proprio che ricade l'anniversario della sua visita,
in un periodo particolare per la città di Torre del Greco, che tanto sta soffrendo in questo periodo? Lo spero che sia di buon auspicio questo anniversario, in quanto effettivamente la situazione a livello mondiale per questo Covid è allarmante per tutti, per cui speriamo che oggi San Vincenzo possa darci una mano. È tempo di rimboccarsi le maniche per la Turris di Mister Fabiano, che dopo la seconda sconfitta interna consecutiva inflitta dal Potenza, ha subito l'occasione del riscatto nella partita infrasettimanale di oggi pomeriggio alle ore 15 allo stadio Zaccheria di Foggia contro i rossoneri padroni di casa. I pugliesi, che come noto hanno iniziato in ritardo il campionato per la vicenda di Pescaggi, dopo un inizio difficoltoso stanno vivendo un buon momento di forma, viste le ultime due vittorie prima nel sentitissimo derby con il Bari e poi nella successiva trasferta di Caserta, e si sono così assestati a centro classifica con ancora una partita da recuperare. I corallini invece sono incappati in una serie di risultati altalenanti che però non hanno influito troppo negativamente sulla classifica, lasciando la compagine nei piani alti. Nell'undici titolare dovrebbe finalmente trovare spazio l'attaccante Longo, reduce da un lungo infortunio e pronto a dare il suo contributo nel reparto offensivo, dove è in dubbio invece la presenza di Giannone. Out Signorelli. La Turris ha inoltre un tabù da sfatare, quello di non aver mai vinto in casa dei Satanelli nei precedenti giocati tra C1 e C2. Grazie a tutti per la cortese attenzione. Vi ricordo che per info e segnalazioni potete contattare la nostra redazione all'email redazione@tvcity.it o chiamare al numero 340 6561 484. Con questo è veramente tutto. Arrivederci a domani per una nuova edizione aggiornata del nostro TG.